Oggi seguiremo la partita della fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. Cosa possiamo aspettarci, Stefano? Un grande spettacolo! Ormai questi tornei sono parte integrante del pre-campionato delle squadre che li affrontano per mettere alla prova i loro schemi di gioco e per allargare la propria base di tifosi. Il tutto, ovviamente, porta a incontri sempre più spumeggianti. La sfida che vede opposti Milan e Borussia Dortmund è davvero una partita che può regalare spettacolo, due squadre che hanno una filosofia di calcio offensivo di grande divertimento. Sicuramente sono due squadre che giocano e lasciano giocare, questo dovrebbe creare spazi invitanti da sfruttare in contropiede, staremo a vedere. Hanno rafforzato il reparto offensivo con questo giocatore, oggi è il giorno del debutto, vedremo che risposte saprà offrire. Gli mancava qualcosa in attacco e sono prontamente corsi ai ripari. Ora resta da vedere se la scelta si è rivelata azzeccata, come ovviamente si augurano nell'ambiente. L'allenatore aveva chiesto un'ala per rafforzare il reparto avanzato, un attaccante esterno, e vedremo che cosa saprà offrire fin da oggi. Oggi vedremo di che pasta è fatto Pierluigi, ma se hanno deciso di puntare su di lui è evidente che l'allenatore nutre grande stima nei suoi confronti. Vediamo se riuscirà a non deluderlo. Vediamo l'11 di partenza del Borussia Dortmund. L'allenatore ha optato per un 4-5-1 classico con centrocampo folto e un solo attaccante. I centrocampisti a turno dovranno dare una mano alla punta, non credo la lasceranno isolata là davanti. Biglia. Calabria. Ci sono metri a disposizione. Biglia. Bonaventura. Kalinic. È stato fermato dal difensore. Sahin. Rode. Occhio all'avanzata del Dortmund. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la potenziale di offside. Rodriguez. Bonaventura. Rodriguez. Arbitro che ferma il gioco. Grande colpo del Liverpool che ha battuto sul tempo la concorrenza di tutti gli altri ufficializzando l'accordo con l'ultimo acquisto. Cercavano un giocatore con le sue caratteristiche e hanno deciso di puntare su di lui, riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto. Attenzione a Bonaventura. Possibilità. Prova la botta. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Il portiere ha tentato di bloccare il tiro. L'occasione lo ha superato, finendo vicino all'incrocio dei pali. Ecco il gol. Vediamo anche da quest'altra angolazione. Match che riprende con il Milan in vantaggio dunque. Hanno spezzato bene la trama qui. Jack Bonaventura. Dembélé. Biglia. Si avvicina all'area. Kalinic. Occhio al tiro. Vediamo tutta la sua disperazione qui. Mamma mia, che occasione questa, Pier. Hanno avuto la palla per incrementare il loro vantaggio, ma l'hanno sprecata.
Il tecnico dimostra di non gradire Bodocampo. Cholian. Buono il dai vai. Occhio all'avanzata del Milan. Dembélé. Prova ad andare. Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato. Abbastanza comprensibile. Rode. Sahin. Guadagna metri. Grande chiusura difensiva. Provano con il pressing. Biglia. Kalinic. Sahin. Cross in mezzo. Prova a andare. Palla che si alza, nulla da fare. Brutta conclusione. Ecco il replay dell'azione precedente. Sono andati veramente vicini al gol. Tentativo coraggioso da fuori che per poco non si è trasformato in un gol spettacolare. La traiettoria non ha girato quel tanto che bastava per infilarsi nell'angolino. Rodriguez. Buonaventura. C'è il lancio sulla fascia. Se lo beve. Ottimo intervento difensivo. Fuorigioco che c'era, come ci mostrano le immagini, anche se di poco. Ottima la chiamata dell'assistente qui, ha interrotto comunque un'azione che non mi sembrava particolarmente pericolosa. Sahin. Sono 3 i minuti addizionali concessi dall'arbitro. Durm. Guadagna metri verso l'area. Riuscito a fermarlo. Squadra a riposo all'intervallo in questo match valido per la seconda giornata della fase a gironi. Fin qui sono avanti, vantaggio che però non è del tutto rassicurante. Non devono staccare la spina, Pierre. Credere di aver già vinto sarebbe l'errore più grave che potrebbero commettere. C'è ancora tutto il secondo tempo da giocare. Possibilità per il Milan. Prova la botta. Inizia la ripresa di questo match nella fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. Sarà sicuramente uno spettacolo, Pierre. Schürrle. C'è spazio per andare. Palla vagante adesso. Calabria. Puntuale qui il difensore nel recupero. C'era grande interesse per il debutto di questo giocatore. Come è andata fin qui, Stefano? Nel primo tempo è stato ingabbiato bene la difesa avversaria. Uno spauracchio per gli altri che gli ha impedito di rendersi pericoloso. Attenzione, tutto solo.
si porta da più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. E con questo porta il suo bottino personale a due gol oggi. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. L'allenatore può essere soddisfatto, direi, di come sta giocando oggi la sua squadra. Stanno dominando il match. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Rode. Sahin. Kalinic. C'è il triangolo. Si avvicina all'area. Ottima la chiusura. Ferma l'azione. Sahin. Schürrle. C'è spazio per il Dortmund lateralmente. Cerca il traversone. Difesa in difficoltà su questo cross. Palla ancora viva. Kayanoglu. Kalinic. Calabria. Dembélé. Può attaccare il Milan, norma del vantaggio. Palla girata sulla corsia. Kalinic. Ci sono metri per andare. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Ci riprova. Conclusione che ha superato di poco la traversa. Ha provato a metterla dentro con l'interno, a giro, ha esagerato con la potenza. Bel tentativo comunque. Il tecnico cambia qualcosa nel tentativo di arrivare quantomeno al pareggio. Durm. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Palla nuovamente in possesso. Occhio all'avanzata del Dortmund. Intervento non semplice qui del difensore. Riccardo Rodriguez. Kayanoglu. Bonaventura. Kagawa. Weigl. Varagna metri. Prova in porta. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. C'è il cambio per il Borussia Dortmund. Palla verso il centro dell'area. Durm. Varagna metri verso l'area. Occhio al pallone filtrante. Ha provato a giro, palla che è finita abbondantemente sul fondo. Sì, la conclusione non ha preso l'effetto voluto. Ne è uscito fuori un tiro completamente sballato. Sostituzione nel Milan.
Schürrle. Ci sono metri a disposizione. Suma comoda uscita del portiere. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Schürrle, Papastatopoulos. Triplice fischio e tutti negli sfogliatoi, finisce qui. Vincono, fra l'altro, con la soddisfazione di non aver subito gol. E questo è molto importante per una difesa, sono stati molto attenti ed è una soddisfazione. Può davvero essere soddisfatto della sua partita, voti altissimi in pagella, senza dubbio. Ha trascinato al successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione di grande impatto. Possibilità per il Milan, trova la porta. Attenzione, tutto solo.